gli obiettivi per il quarto live. Devo dimostrare un qualcosa. Se ti piace il lavoro che fai, nessuno ti può fermare. Non dimentichiamo che a X Factor si deve cantare. Cantare così bene che va oltre il stile, la scelta della canzone, che va oltre tutto. Loro possono farlo. Il nostro compito è arrivare a più persone possibile, né di più né di meno. Sarà una grossissima sfida. Voglio solo fare quello che mi piace fare, farlo al massimo delle mie potenzialità. Sarà una sfida, però non la ritengo una sfida insormontabile. Il loro talento va solo fatto capire al grande pubblico. Vorrei portare un racconto intimo, diciamo, diretto. Bisogna continuare a lavorare, a portare totalmente se stessi, perché poi appunto quando non si ha tutto questo contorno, ciò che resta in piedi sono le canzoni dei ragazzi. Il vero asso nella manica delle Ndrigave, scoperto che quando c'è da aver paura non ne hanno più. Il mio obiettivo è fare in modo che i miei ragazzi si divertano moltissimo e che dimostrino che è possibile divertirsi anche in situazioni complicate come questa. Penso al quarto live, penso a cosa devo fare domani. Adesso che l'asticella è ancora più alta, noi vogliamo essere all'altezza di questa asticella. X Factor è una gara, cerchiamo di pensare solo all'esibizione e basta. Adesso devo comprarmi anche il tuo regalo. Beh, questo periodo te lo farò in un altro periodo. Beh, facciamo una storia. Finita, bimbi. Vabbè, dai. Bene, molto. Benissimo, oltre ogni aspettativa. Beh, stanno crescendo. Stanno crescendo. Buongiorno. Poi vedete qui c'è il team Agnelli al completo. Per il momento. Siamo in attesa. Siamo in attesa di Manuel e di Rodrigo che oggi compie gli anni. 65 anni. Ciao. 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 Sono molto orgoglioso di loro perché si sono fidati molto, hanno lavorato tanto e il pubblico comincia a conoscerli, secondo me, meglio e credo che abbia cominciato ad apprezzarli tanto. Eccoli qua. Tanti auguri a te. Rodrigo è diventato il nostro compagno d'avventura. 50, insomma. Sì. E gamba. Per noi era un po' che essere una guida, comunque. Come state? Bene. Io mi sono un po' innamorato di Rodrigo. L'unica cosa però è che della Roma, lì mi cade proprio tantissimo. Ma quando mai lo potevamo immaginare? Sti faccioni, ancora tutti qua. Io vi devo dire che sono veramente orgoglioso del percorso che avete fatto e della velocità con la quale siete migliorati. Bravi, bravi. Grazie. Io l'ho intuito. Secondo me era importante fare una parte di discorso che servisse anche a fare paradossalmente informazione musicale. Allora, il meccanismo della quarta, prima ancora di rivederci, l'inizio è una giostra di tutti gli inediti che avete già fatto in prima puntata. Cosa vuol dire la giostra? Che suonerete praticamente un minuto dell'inedito, per cui tutti i concorrenti uno dopo l'altro. Ovviamente per me sarà un incontro con un vecchio nemico amico, cioè il mio inedito. La prima puntata non è andata al 100%, però dura solo un minuto, quindi è un po' come le punture, che a me fanno molta paura. La cosa brutta, o comunque le regole, sono che alla fine di questa manche c'è un eliminato
che va direttamente a casa. Poi ci sarà la seconda manche facendo una cover e alla fine di questa manche gli ultimi due vanno al ballottaggio e i giudici decideranno chi salvare. Nessuno vuole andare al ballottaggio qua, o no? Se no, perché se andiamo al ballottaggio... Ora, ve lo dico schiettamente, noi siamo rimasti completi come squadra, gli altri no. Se è finito il ballottaggio sarà veramente dura. A questo punto della gara le strategie sono ormai sono esplose proprio e quindi rischio di sicuro di più. È così, lo sappiamo, quindi è così. Vediamo un po' che cosa avete combinato giovedì. Da che vuoi cominciare? Vediamo i Bengala, dai. Il primo colpo di rullante è sempre una fucilata... Rabbioso, hai visto, Lenzo? Sì, sì, guarda che stile, ragazzi. Questa è l'attitudine che mi piace. Guarda come sei figo. Personalmente forse mi aspettavo un tocco in più di rischio in questa terza puntata da dei musicisti così in gamba. Però è innegabile che quello che fate, lo fate bene. Allora, voglio dire una cosa molto precisa. Ma se porti un pezzo che in televisione in Italia non si è mai sentito, è sconosciuto ai più, quello è il rischio. Emma, con il commento che ci ha fatto, cioè, equivale a fare i kamikaze se dovevamo subito rischiare così tanto con troppe cose nuove. Non vi odio. C'è, perché comunque c'è un sviluppo, sì, cioè, c'è, sta arrivando una proposta un po' più progressiva, un po' più strana. C'è quasi un tocco di Klaus Nomi in questa gestualità meccanica. Comunque stanno andando avanti, stanno imparando. Da te il futuro per ora non lo vedo. Ma apre lui lì. Manuelito, mica, deciditi, o lo vedi o non lo vedi il futuro in questi ragazzi. Allora, io lo vedo il futuro, tifo per voi dal giorno uno. Io penso che Raton abbia una quota di sincerità in quello che dice. Sì, è di gusto personale, in quel caso. È di gusto personale, assolutamente. Bravi. Tutta questa situazione, anche delle critiche dei giudici, ci fa capire che dobbiamo prendere una direzione molto definita e non dobbiamo comunque ogni volta ascoltare, perché i loro stessi commenti vanno in contraddizione con un altro commento di un altro giudice. Il clima è cambiato, cioè... Sì. Va bene, dai, chi ci vediamo? Quello che vuoi. Elio? Mm-hmm. I miss long beats and I miss you. A me l'esibizione è piaciuta tantissimo. Io penso che Elio sta facendo un percorso e continuerà così, facendo cose super diverse che lui riporta a sé con la propria voce e la propria personalità. Il vibrato e tutto questo va benissimo, però quando ti dà l'impressione di destabilizzare così tanto il pezzo, per me il ritornello era un po' fuori, non perché non era preciso, perché era quasi troppo elaborato e ho perso il gesto emotivo. Anche qua su un punto di vista, aver perso il gesto emotivo, sì. Allora, è il suo punto di vista, io ne ho uno diverso. Probabilmente Mica l'ha presa come sfoggio di tecnica. Per me non lo era. Elio l'ha cantato molto naturalmente. Elio è bravissimo, è veramente di un altro livello e per questo quando le cose sono un pelo meno che eccezionali c'è il rischio di rimanere delusi, ma Elio va, secondo me, confrontato con gli altri concorrenti, non fa la gara solo con se stesso, perché non è giusto questo. Questa è l'esibizione a livello mio canoro di cui sono più contento, perché è quella in cui ho fatto meno errori oggettivi. A livello di gusto ci può essere, ovviamente il ritornello mio è molto più complicato di quello dell'Anna Del Rey, però secondo me ascoltandolo qui dalla televisione, non con le cuffie come ha fatto Mika, era la parte che sembrava meno fuori, ne sono sicuro di questo. Secondo me in questo caso non c'è stato l'errore di scelta e abbiamo cercato di far vedere 8 dimensioni e sì. Questa qui è quella che non piace a Mika. Questo era il mio gesto emotivo, che non deve essere per forza compreso sempre da tutti, tra l'altro. Io direi di andare dai nostri simpatici Mutonia. Oh yeah.
baseball, basketball. Mutogna ha fatto una cosa da una parte semiseria, ma che in realtà gioca di contrasti. Il pezzo in sé è costruito così. Okay. Bellissimo, potrebbe essere un video. Sì, no. Credo che la scia del paracool rock gli sta contagiando. Sì, sono costretto. Rodrigo, passano ufficialmente lo scettro ai Mutogna. Io condivido quello che ha detto Emma. I Mutogna non si stanno assolutamente trasformando nell'Endrigo. Non è proprio nel nostro stile. Noi siamo noi. Mi è piaciuto tantissimo la messa in scena, la vostra performance, no? Anche questo look, il vestito di sposa la settimana scorsa, questo look terribile con le gambe fuori di questa settimana, è tutta una costruzione, c'è poca poesia e fa schifo. Al giudizio dei giudici, visto che io li insegno anche ai miei concorrenti, porta rispetto. Ironia fa parte tantissimo dei gruppi rock, magari anche quelli che basano però con toni seri la loro carriera. Il contrasto fra il quasi ridicolo e l'energia violenta invece del pezzo, secondo me, crea sempre questi cortocircuiti che sono interessanti, perché comunque destabilizza. A me sarebbe piaciuto avere critiche su cui poter lavorare, come è stato anche con loro. Beh, allora... Questo un po' mi dispiace. Hai ragione. Io lo dico molto schiettamente, è strategia. Su di voi è proprio chiarissimamente strategia. E poi però è anche vero che voi avete comunque un'immagine, che è un'immagine non compiacente, comunque, e questa cosa qua è chiaro che provoca una reazione da parte dei giudici, soprattutto gli dà comunque una scusa per attaccarvi. Certo. No? A questo punto della gara entra in ballo quella che è la strategia dei giudici. Io passerei alle assegnazioni. Vuoi ripartire dai Bengala? Sentiamo? Sentiamolo prima, dai. Ho pensato di darvi un pezzo che è coerente secondo me col percorso che stiamo facendo, ma un po' più vicino finalmente ai nostri giorni. È un pezzo degli Interpol che si chiama Evo. Pezzo che conoscevamo da tempo, anzi è stato proprio un vecchio amore. Il pezzo è più conosciuto perché gli Interpol probabilmente sono un po' più sono più recenti e quindi sono un po' più conosciuti da un certo tipo di pubblico, però non è un pezzo molto conosciuto. Comunque è un rischio anche questo come tipo di pezzo. Quasi quasi facciamo quelle collane, cappelline. Beh, per me questo pezzo è comunque una costruzione melodica, è una costruzione all'interno della canzone che è una cosa che così non l'avete ancora affrontato. Gli Interpol sono quasi un punto d'arrivo rispetto al percorso che ho fatto, perché il punto d'arrivo vero secondo me è l'inedito dei Bengala, cioè l'oggi vero. Ok, passiamo ai Mutogna. Il pezzo che ho pensato per voi è un pezzo dei Pixies. Dai. Che si chiama Gigantic. È una bella responsabilità portare un brano dei precursori del grunge. Sono sì, del pop rock. Papà del Seattle Sound, che magari non adesso, però ha fatto parte dei nostri ascolti sicuramente in gioventù, quindi è importantissimo per noi. Io direi di chiudere con Aerio. Per Aerio c'è un sorpresone. Aerio, ho dato un pezzo di Clash. Si chiama London Calling, un pezzo da chi ascolta quella musica conosciutissimo. La sfida è mantenere l'inquietudine che questa canzone comunica. Mi fa molto piacere, ovviamente continuiamo sul nostro percorso rischioso, questo mi diverte tantissimo. Penso che il pezzo nella mia cover mantenga la sua inquietudine. Gratitudine cara a Manuel, cara anche a me. Ok, allora mettiamoci subito al lavoro, il tempo è pochissimo come sempre. Va bene. Grazie ragazzi. I got to open eyes, now I'm on the other side. Buondì, siamo orfani dei Caracas. Perché l'hai detto? Nonostante questo, siamo qui ad aspettare il nostro giudice per le assegnazioni per il quarto live. Caracas erano una band molto, molto importante per noi. Si tiravano tutti in mezzo, tirarli su
Vediamo, poi magari sono prevenuto. Luchino! Ma sì, dai, secondo me ce la faranno. Di solito c'era già casino. Devi reggermi. Per sempre. Sarò forte per entrambi. Buongiorno. I sopravvissuti. Buongiorno. Estate, bellezze. Tutto bene. Un po' vuota sta stanza, o sì. No? Silenzio che c'è. C'è più calma. Sicuramente una mattina un po' triste, perché per la prima volta sedersi su quei divani senza di loro comunque fa un certo effetto. Si sente il vuoto? Come l'avete vissuta? Io malissimo. Proprio male, male, male. Non lo immaginavo, sai. Cioè, anche ripensarci adesso quasi non riesco a parlarne, ti giuro. Cioè, proprio malissimo. Il concorrente che lascia X Factor 2021 è... Caracas. Non credo fosse tensione, non credo fosse nulla di che, solo che io ero molto molto legato a loro. E se ci penso adesso mi viene ancora sto male. Non è stata facile, non è stata facile per nessuno, ma il discorso della scorsa settimana, raga, era proprio questo. Prepararvi a questo momento. Si sta iniziando a ridurre proprio le pedine nella scacchiera, raga. Ma da qui in avanti sono tutte finali, praticamente. Con i coltelli giovedì, praticamente. Esatto. Sto giro mi sto preparando veramente con un giubbotto antiproiettile al live di giovedì. Rivediamo questa dolorosissima e terza puntata. Allora, partiamo da te, Versailles. Stai crescendo, tantissimo. Stai facendo proprio passi da gigante, puntata dopo puntata, Luca. Ho visto un ragazzo più consapevole. Sta padroneggiando sempre di più questo palco. Poi non è scontato arrivare di più senza lo strumento, perché è un po' una protezione, no? Che a volte il performer, liberarsene non è detto che funzioni, invece tu arrivi non tantissimo. Non hai performato anche bene anche senza la chitarra. Avevo una rabbia nuova che partiva in parte dall'assenza dello strumento, in parte dalla debolezza che mi sentivo un po' in quel momento di essere proprio nudo. Sono contento perché questa debolezza, tra virgolette, ha fatto sì che uscisse fuori anche un lato, tra virgolette, inedito di me. Bellissima! È stato fatto tutto a pennello nella maniera giusta. Secondo me questa è la linea che dobbiamo tenere. Sempre un gradino in più. È super apprezzabile che arrivi tutto tranne che il pezzo fatto da una cover band, cioè è proprio l'opposto, è una reinterpretazione, un'evoluzione, è un incastro con le tue influenze. Tu ci hai messo la tua identità lì dentro, quindi... Per carità, è un azzardo, ma secondo me però siamo estremamente coerente col tuo... Okay. Sì. Ma raga, ma noi qua stiamo azzardando tantissimo, stiamo rischiando. Vediamo i nostri bellissimi commenti tecnici dei giudici. Non basta metterci degli ingredienti, bisogna cucinarli, perché se tu metti semplicemente degli ingredienti prendendo un copia e incolla da vari pezzi, stai cucinando la Nutella con le cozze. Quando vedo delle critiche non costruttive fatte solamente per smontare comunque una performance, rimango perplesso. Per me non è innovazione fare Nirvana con l'autotune, è l'anti-rock. E aggiungo una cosa: tu sembri non avere le radici per cantare e per suonare quello che stai facendo. Dirti che hai fatto un piatto con Nutella e cozze non è un commento tecnico, non è un commento costruttivo. Non siamo a MasterChef, quindi no sense. Però il commento serve a spostare l'opinione pubblica e dire: ma... Nirvana, sai,
con l'autotune. Hai fatto un copia e incolla, l'autotune. Quando Manuel ha commentato per primo la mia performance, istintivamente, cioè, mi stavo un po' incazzando. Più che altro ho trovato dell'incoerenza rispetto a quello che mi ha sempre detto dall'inizio, cioè il fatto che apprezzava il punto di vista di qualcuno che non apparteneva a quella generazione su quella roba, e ora mi viene a dire che non ho radici. Cioè, non l'ho trovato molto coerente con se stesso. Poi ho detto, non prendere questa cosa con rassegnazione o con vittimismo, ma con ulteriore cazzimma. Passiamo a te, Baltimora. Aia. Entrambi avete fatto delle performance che mi hanno fatto venire i brividi. Ci sono dei punti che sono proprio da pelle d'oca. E questo è provocare emozioni. Vabbè, magari sarò troppo sensibile io. Live spettacolare, performance unica. Ha un gusto tutto suo personale e quando sale sul palco si trasforma. Con una versione del così non mi aspettavo di mettere d'accordo tutti. Ero super esposto a qualsiasi tipo di critica, invece hanno apprezzato molto e per me è stato una soddisfazione incredibile. Dal primo momento lui è stato una delle grandi voci di questa competizione, veramente. La cosa è che la tua personalità è debolissima, almeno è quello che pensavamo. Però adesso ti vedo con tutto questo lavoro che ti va da Dio. E se io fosse un produttore cercando una voce featuring, io ti sceglierò in 2 secondi, perché quello che hai fatto è la presentazione la più forte e l'insieme più bello che abbiamo visto in tutta questa prima manche. Allora bravo a tutti che hanno lavorato su questa cosa qua. Che bomba, cazzo. Veramente forte. Cioè, il complimento finale di Mika a chiude tutto, eh. Per me è la cosa più bella che potesse dirmi. Allora, ritorniamo nel vivo della gara. Aia. Quarta puntata. Ci saranno 2 eliminazioni. Significa di nuovo denti stretti, mano in tasca che stringe il coltello. La prima verrà subito dopo la giostra. Voi canterete il vostro inedito 1 minuto, tutto di fila. Il meno televotato va a casa. Poi arriva il momento cover e da lì, classico, si andrà al ballottaggio e ci sarà un secondo eliminato. C'è ancora da combattere, ancora in quarta puntata. Noi stiamo arrivando sempre con la stessa filosofia di rischiare il tutto e per tutto. Adesso vi preparo per un'altra cosa. I 2 brani e i 2 autori che abbiamo scelto sono dei mostri sacri. Quindi mi raccomando, tenete la guardia bella alta, preparatevi, perché ne diranno di tutte e di più. Partiamo da te, Baltimora. Porteremo Lucio Battisti, un uomo che ti ama. Ah, donna, tu sei mia. Bella sfida. Sono molto contento però di questo brano, sono contento dell'arrangiamento che è stato fatto, contemporaneo. Fanno sempre i complimenti al tavolo per Baltimora, rivolgendosi a me per le produzioni, ma si dimenticano che lui in primis è produttore. Io sicuro mi divertirò. Questo non avevamo dubbi. Poi... Non so. Però sono pronto, a prescindere. Cioè, ero pronto agli insulti. In realtà me li aspettavo proprio, questa settimana qua. Non sono arrivati, quindi arriveranno la prossima. Che questo artista sia ovviamente un mostro sacro della canzone italiana ti mette un filo di pressione addosso, sì, ma in realtà no. Cioè, per me una canzone è una canzone e devi renderle onore a prescindere. Versailles, con te abbiamo un azzardo gigantesco. Porteremo Renato Zero, Cercami. Minchia. Con Versailles abbiamo applicato la stessa formula. La formula di far
conoscere un lato più intimo anche di Luca. E quindi abbiamo azzardato anche con lui. Abbiamo scelto un cantante, un autore che anche nella sua carriera è stato un provocatore. Questo è un brano che riecheggia nella mia vita da un bel po' di tempo. Sì? È una canzone che mia madre mi faceva ascoltare sempre quando ero piccolo. Cioè, più che ascoltare, metteva proprio il VHS del concerto di Renato Zero. E quindi l'ho vista a loop un sacco di volte. Beh, ti racconterò un aneddoto che non ho mai raccontato a nessuno e nessuno sa questa cosa. Mia madre dice sempre che io sono diventato musicista, appassionato alla musica, perché quando lei era incinta di me, è andata al concerto di Renato Zero e Renato gli ha toccato la pancia e gli ha fatto un augurio. Blessed by Renato Zero. Attenzione. Nel mio VHS non c'era la mamma di Manuelito e il baby Manuelito. Mi massacreranno questo brano, sicuro. Però c'ho il cappotto spesso apposta. Così. Oggi, ma è sul palco? Me lo porto, proprio. Sul palco devi avere una bella corazza. Stiamo calando ogni volta delle carte più rischiose. Doppia eliminazione, doppio rischio, doppia rottura di scatole. Merda, merda, merda. Ok ragazzi, proviamo a sentire intanto una versione così rough. Io vorrei che spiccasse il fatto che hanno una personalità così a fuoco che qua dentro in pochi si possono permettere di affermare. Sanno veramente quello che vogliono, lo stanno suonando con tutta la consapevolezza che ci vuole, si stanno arricchendo tantissimo di cose che gli serviranno fuori di qua. Bene. Dai, dobbiamo lavorarci su un po', però la base già c'è. Dobbiamo provare tanto perché abbiamo alzato molto l'asticella l'ultima volta con gli XTC. Hanno fatto veramente una coreografia fantastica, molto personale e sarà difficile adesso replicare una cosa del genere, quindi non dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo farne un'altra ma altrettanto efficace. Musicalmente poi dobbiamo trovare due o tre punti in cui loro ci possono mettere il loro timbro in maniera da fare una cover che sia fedele, che sia rispettosa ma che sia anche la loro versione. E poi mi piace tanto che tu qui canti, cioè, no? Che è proprio un cantato melodico. È la puntata dei cantanti melodici questo. Neomelodici. Neomelodici. Al contrario di ciò che abbiamo portato finora, è proprio una canzone che si potrebbe suonare anche chitarra e voce, quindi questa è una cosa importante. Il fatto di fargli fare le canzoni vere e proprie è un altro lato della loro personalità e delle loro possibilità. Nella strofa dai veramente un altro colore alla tua voce rispetto a quello che hai cantato fino adesso, che vorrei che si sentisse. Quindi, no? Cantato comunque più armonico e meno spinto, se vogliamo, che tu sai fare. Devo stare molto attento questa volta, più delle altre volte. Devo proprio controllare bene la voce, scaldarmi bene, cioè devo farla bene, 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 bene.